Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per parlare di San Valentino, visto che mancano pochi giorni e quindi dall'alto della mia grandissima esperienza sono qui a suggerirvi 5 idee per festeggiarlo con il vostro partner in maniera originale ma comunque romantica. Ho individuato 5 possibilità, quindi direi di partire immediatamente. Al numero 1 troviamo una passeggiata in carrozza, un'idea decisamente romantica e un pochino vecchio stile, per una sorpresa di sicuro impatto per il vostro partner, che appunto molto probabilmente non si aspetta. E per finire potete magari organizzare un aperitivo mentre vi guardate il tramonto. Ovviamente questa è un'idea pensata per chi abita in una grande città tipo Roma, dove appunto ci sono delle carrozze disponibili, chi abita in un piccolo paese tipo il mio di sicuro non avrà questa possibilità. Quindi passiamo alla seconda idea, che è per chi non ha la possibilità di passare l'intera giornata con il proprio partner. L'idea quindi è quella di programmare una serata fuori, magari con una piccola sorpresa. Vi basterà cercare un locale dove sì, si mangia, ma anche c'è la possibilità di ballare, magari una salsa o qualche ballo latinoamericano, che vi permetta per l'appunto di lasciarvi travolgere dalla passione e vi permetta appunto un'esperienza ad alto tasso romantico e di passione. Numero 3 di queste 5 idee. Anche se San Valentino non cade nel weekend, ma se avete la possibilità di prendervi un paio di giorni di ferie per appunto farvi un lungo weekend fuori, potete ipotizzare di passarlo appunto in un agriturismo, magari tra vigneti o in una spa appunto immersa nel verde, appunto per rilassarvi insieme e godervi appunto questo momento speciale dell'anno. Al contrario, il numero 4 è per chi invece sta molto fuori di casa tutti gli altri giorni dell'anno e quindi vuole magari passare un San Valentino in casa. Potete trasformare infatti la vostra abitazione in una sorta di spa, un luogo di relax in cui passare il San Valentino insieme al vostro partner. Potete cucinare una cenetta sfiziosa, passare il tempo davanti alla TV e guardare il vostro film preferito o magari improvvisarvi videomaker e raccogliere in un unico video i vostri momenti migliori come coppia. Per finire al numero 5 è una sorta di variazione del numero 4, ovvero quella di trasformare la vostra casa in una sorta di hotel a 5 stelle, per chi magari vorrebbe passare la giornata fuori, ma magari non può permetterselo. Fate le pulizie il giorno prima, ordinate da mangiare, decorate la tavola meglio che potete, come se fosse in un hotel a 5 stelle. Potete anche decorare la vostra camera da letto per una serata a lieto fine. Io spero che queste mie piccole pillole per un San Valentino romantico e originale vi siano state utili. Magari per farmelo sapere mettete un bel like e condividete questo video con i vostri amici che ancora non hanno organizzato nulla per questo San Valentino. Vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social e che potete seguirmi per l'appunto lì, in diretta per sapere quello che combino. Commentate se avete qualche altro suggerimento per passare un San Valentino romantico e originale con il vostro partner o per farmi sapere come avete intenzione di passarlo voi. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!